Ciao a tutti e benvenuti da Gege su Be Colorful. Oggi condividerò con voi la terza card che ho creato con il Tonic Craft Kit numero 43, Justin Blue. Sarà una card molto particolare. Infatti, per la card base non ho utilizzato del cartoncino, ma un foglio in acetato. Vedrete che effetto fantastico! L'idea di base può essere replicata con qualsiasi fustella e carta voi abbiate, quindi non esitate mai a mettervi all'opera se non avete i materiali utilizzati in un video tutorial. Inoltre vi mostrerò delle tecniche per utilizzare la Gilding Flakes, ossia dei fiocchi di foglia d'oro, argentata in questo caso, e per usare le fustelle angolari in modo creativo. Bene, iniziamo perché non vedo l'ora di condividere con voi queste idee, sperando che piacciono anche a voi. Come vi ho già anticipato, questa sarà una card trasparente, quindi creo la card base utilizzando un foglio in acetato. In particolare sto utilizzando questi della Craft Perfect, che sono molto spessi. Quindi ritaglio il foglio per creare una card base in misure standard da 4 pollici e un quarto per 5 pollici e mezzo. Iniziamo a creare gli elementi decorativi della card. Nello specifico utilizzerò le fustelle angolari e due frame ovali per creare una cornice. Tutte queste fustelle sono incluse nel kit. La tecnica che vi mostrerò per creare questi elementi decorativi prevede l'utilizzo della Gilding Flakes su acetato. Se volete altre idee su come adoperare questo prodotto, in descrizione vi lascio il link a dei video in cui utilizzo in svariati modi la Gilding Flakes. Nel video di oggi fustellerò le figure su un foglio biadesivo. Questi particolari fogli hanno una pellicola protettiva su entrambe le facciate, che proteggono un sottile strato di foglio biadesivo trasparente. Quindi fustello per prima cosa due angoli. E la cornice ovale. Ora rimuovo la pellicola protettiva dal retro delle fustellate e le incollo sulla card base in acetato. Fatto ciò, rimuovo anche la pellicola sul fronte, scoprendo l'altra facciata del biadesivo, sul quale spargerò la Gilding Flakes. I fiocchi sono talmente fini che si attaccano con estrema facilità all'adesivo. Guardate che soddisfazione nel vedere le figure prendere forma mentre si trascina la Gilding Flakes con il dito. Pulisco un po' e rimuovo i residui utilizzando un pennello a setole rigide. Anche un panno catturapolvere tipo Swiffer può essere un formidabile alleato per eliminare i piccoli pezzetti di Gilding Flakes. I fogli di acetato che sto utilizzando hanno una pellicola protettiva su un lato, quindi la rimuovo. E ora la card è proprio trasparente e lucida. La rifinitura della Gilding Flakes è davvero bella.
E adesso passiamo alla creazione di un altro elemento decorativo. Utilizzerò le fustelle angolari del kit per creare delle bellissime farfalle. Per prima cosa coloro un cartoncino bianco con lo sparkle spray incluso nel kit. Applico il colore con la tecnica dello smooshing. Quindi spruzzo il prodotto sul mio piano in vetro temperato. Se non avete questo piano potete utilizzare un foglio in acetato o qualsiasi superficie non assorbente e che si possa ripulire naturalmente. Quindi adagio il foglio sopra la pozzetta di colore e muovo e tampono. Asciugo con un phon per embossing per velocizzare e procedo a fustellare il pannello con le fustelle angolari. Per la precisione fustello la figura 4 volte, 2 per ogni fustella. Poi vorrei aggiungere alle farfalle un'altra ala per creare una decorazione più elaborata e dalle linee in movimento. Quindi su un altro pezzo di acetato attacco un pezzo di foglio biadesivo, rimuovendo la pellicola protettiva da una delle facciate. Quindi fustello i due angoli insieme alle loro fustelle coordinate. Per fustellare utilizzo il piatto da precisione della Sizzix, visto che sto fustellando su acetato, che a volte non viene tagliato correttamente. Questo piatto risolve il problema. Se non avete il piatto da precisione della Sizzix, potete inserire nel vostro sandwich un pezzo di cartoncino. Magari provate vari spessori finché non troverete quello che taglierà correttamente il foglio di acetato. Questo discorso vale anche per fustellatrici di altre marche. Ogni azienda mette in commercio il proprio piatto in metallo da precisione, ma la soluzione del cartoncino è applicabile per tutti i tipi di fustellatrici. Al posto dell'acetato si può usare tranquillamente del cartoncino. Io ho preferito usare l'acetato in modo tale che anche dal retro sia visibile l'argentato della Gilding Flakes. Sul cartoncino potrete sempre applicare l'adesivo su entrambi i lati della figura, ottenendo lo stesso risultato. Bene, ora rimuovo la pellicola superiore del foglio biadesivo e applico la Gilding Flakes. Ora incollo le ali. Se ricordate, ho fustellato 4 angoli, non per fare 4 ali, ma perché voglio che il loro retro sia colorato. La card è trasparente, quindi voglio rifinire anche il retro delle decorazioni. Incollo anche l'ala argentata, applicando la colla solo sulla parte centrale. Ed ecco che abbiamo creato la nostra farfalla. Potete incollarla così, oppure fare due farfalle in questo modo. A queste farfalle manca il corpo. Io me lo ricaverò da una fustella a forma di farfalla. Se non avete fustelle a forma di farfalla, potete disegnare il corpo a mano e ritagliarlo, oppure potete usare delle gemme o delle perle. Le antenne si possono fare con delle striscioline di carta e magari lavorarle con la tecnica del keeling. Tornando a noi, ho fustellato 2 farfalle su cartoncino bianco
e ora separo le ali dal corpo. Se creerete una farfalla intera, la creazione del corpo finirebbe qui. Però io disporrò le farfalle in questo modo, quindi a visione laterale. Per tale ragione preferisco che le antenne siano posizionate diversamente. Semplicemente rimuovo una delle antenne dal corpo, ritaglio l'antenna dall'altra farfalla. E la incollo sul corpo, nella stessa direzione dell'antenna che ho lasciato. Infine, incollo il corpo sull'ala. Ripeto lo stesso procedimento per la seconda farfalla, invertendo la direzione delle antenne. Incollo le due farfalle sulla card. E passiamo alla creazione di uno sfondo che metterò all'interno della card. Direi che questa bellissima carta imbossata verde scuro inclusa nel kit ci sta benissimo. Si può optare per ricoprire l'intera superficie. Io però preferisco mantenere la maggior parte della card trasparente, quindi fustello la carta con l'ovale più grande incluso nel kit. Mi spiace, non so come possa essere possibile, ma non ho registrato più nulla. Oppure ho cancellato per sbaglio il video. Vabbè, dunque, cercherò di spiegarvi cosa ho fatto. Innanzitutto ho appunto fustellato un ovale e l'ho incollato all'interno della card, prestando attenzione a centrarlo rispetto all'ovale argentato. Poi ho fustellato altri due ovali, sempre con la stessa fustella, su cartoncino bianco, incollandoli sul retro della card, come vedete nelle foto. In questo modo si avrà lo spazio per scrivere il proprio messaggio personale. Come vedete, gli ovali bianchi sono allineati perfettamente con l'ovale verde. In tal modo non saranno visibili se si guarda la card frontalmente. Adesso mi appresto ad incollare il sentiment che ho fustellato su cartoncino bianco sul quale ho applicato il foglio biadesivo, per poi applicare la Gilding Flay X, esattamente come ho fatto prima per creare le ali della farfalla. Come dettagli finali per questa card, creo qualche goccia con il nuovo Dream Drops del kit, seguendo la curvatura del frame. E anche la terza card è finita. Per questo kit è anche l'ultima. Ho deciso di proporvene solo tre per cercare di rimettermi al passo con i kit, visto che sono molto indietro. Ma se avete qualche richiesta particolare per questo kit, non esitate a chiedere e cercherò di trovare il tempo per proporvi altre idee. Su internet trovate tante altre bellissime card create con questo kit. Io ho tentato di proporvi qualcosa di diverso in modo che possiate sfruttare il kit in mille modi diversi. Grazie
e spero tanto che le mie idee vi siano piaciute. Ora mi devo sbrigare e aprire il kit numero 44, che è un kit natalizio. Devo essere sincera, io a luglio non riesco ancora ad entrare in modalità natalizia, ma farò uno sforzo. Così avremo già qualche card pronta per dicembre. Per ora io vi ringrazio per aver visto questo video, vi invito ad iscrivervi al mio canale e a lasciare un like per farmi sapere che vi divertite a creare insieme a me. Alla prossima, ciao ciao e be colorful!